Massimiliano Brugni, politiche sociali. Parliamo di sport e sociale. In realtà sei un vecchio sport con le politiche sociali. Adesso sei nelle politiche sociali e parli di sport, però è sempre lì. Perché lo sport è divertimento, diciamo noi, passione, amore, integrazione e tutto. E in questa giornata lo dimostriamo. Sì, hai fatto un ragionamento giustissimo, perché lo sport è un pezzo fondamentale del welfare della nostra città, inteso come sociale. Lo sport dà tante risposte alle esigenze della nostra città, dei nostri ragazzi e delle famiglie. Quindi politiche sociali in automatico, diciamo che sono due assessorati che stanno vicini. Il mio collega Nico Stallone sta portando avanti adesso lo sport e insieme abbiamo idea di dare vita a nuovi progetti sempre più per portare avanti quella integrazione di cui abbiamo parlato anche in sede di conferenza stampa di questo bel evento. Oggi c'è questa bella giornata, come dicevo, qui al Green Park. Ringraziamo tutti quanti gli organizzatori, la Fondazione Carisap e Michele Massari per aver organizzato proprio in maniera perfetta questa giornata. Una giornata di integrazione che permette ai ragazzi normodotati di poter essere insieme ai ragazzi disabili, per poter stare insieme e fare una bella giornata. Noi abbiamo necessità e voglia, come dicevo all'inizio, di voler creare dei nuovi progetti proprio perché vogliamo allargare quella che è l'offerta sportiva della nostra città. Tanti bei progetti ormai sono ormai al settimo, ottavo anno, e parlo di dei ragazzi della Polisportiva Borgo Solestà con la loro attività di calcio. Diamo un calcio alla disabilità, organizzato in maniera perfetta dall'amico Adriano, e quindi sono anche le altre attività. Oggi qui ne abbiamo un po' diverse, anche con gli amici del tiro con l'arco, abbiamo attività anche con la col volley. Da quest'anno c'è una nuova disciplina sportiva che è praticamente un tipo di attività fatta con le carrozzine elettriche. Praticamente si è creata una nuova società che si chiama Mirmidoni, e proprio vorremmo cercare anche con loro di dare corso a questo tipo di attività sportiva che sta dando bel ritorno e grande soddisfazione ai ragazzi che lo portano avanti. Quindi niente, una bella giornata, però è importante per tutta quanta la collettività fare una bella riflessione sul mondo della disabilità della nostra città. Non è che dobbiamo ricordarci di questo mondo solo esclusivamente quando si fanno queste manifestazioni, ma il nostro sforzo sarà quello soprattutto di pensare a tutti quanti loro e alle loro famiglie per 365 giorni all'anno. E noi facciamo un appunto, non un appunto, ma un riferimento a... In Ascoli ci sono due altalene per disabili e vogliamo dire alla gente che deve far tenere presente che i bambini con normodotati devono evitare di utilizzare quelle altalene, perché le possono danneggiare. Spesso e volentieri noi ci vediamo dei bambini al di sopra che ci giocano, rischiano di farsi male, poi dopo l'accusa dicono ma sono pericolose. Non sono pericolose, ma sono rivolte alle sedie a rotelle, cioè ai bambini con portatori di handicap. Se tu mi rompi un'altalena di questo genere non fai un danno al comune, ma fai un danno a un bambino. Esattamente, purtroppo questo fa parte di un discorso molto più ampio, che è quello dell'educazione civica e del rispetto delle cose comuni. È automatico che quando si guarda un gioco altalena adatto per le carrozzine, logicamente si vede perché è fatto totalmente in maniera diversa, quindi sarebbe compito dei genitori che guardano un po' gli altri bambini di evitare di farli andare su questo tipo di gioco. Ma non solo, come ti dicevo, l'educazione è a 360 gradi, rispettare il parco, magari nella fattispecie, rispettare i beni comuni, rispettare tutto quanto fa parte appunto del patrimonio del comune, e il comune altro non è che composto da tutti quanti noi. Quindi dovremmo crescere sotto questo profilo, perché è importante, tenendo conto che l'amministrazione comunale annualmente spende tantissimi soldi per sistemare tutti quei pezzi di bene comune che vengono distrutti da vandali o sporcati o altro, che magari quei soldi potremmo utilizzarli per fare qualcos'altro e migliorare tutto quello che è il nostro patrimonio. Purtroppo è questo, ma è una sfida che dobbiamo assolutamente vincere. E vedo che ci sono
sono insomma dei sprazzi di speranza, soprattutto perché i nostri ragazzi, i più giovani, i bambini, tante volte richiamano i più grandicelli al rispetto, come dicevo, del bene comune. Quindi speriamo bene, andiamo avanti e mi raccomando, quando vedete i giochi che sono magari per ragazzi disabili, rispettateli e cercate magari di aiutare anche i ragazzi disabili a divertirsi nel momento in cui utilizzano l'altalena.